la mattina sono la prima ad alzarmi e preparo la colazione per tutti. Poi si alza lui. Esce e va al lavoro. Ed io? Ho i bambini da curare, devo fare tutti i letti, le camicie da stirare, metto a posto, lavo i piatti, faccio un po' di pulizia e preparo da mangiare. Deve essere tutto pronto quando arriva lui. Certo, naturalmente, perché io sono la regina della casa, mi sveglio la mattina soltanto per lui. Lui che è l'uomo più importante, più intelligente, io in realtà non sono niente senza di lui. Io sono la regina della casa, graziosa e stupidina, mi vuole così, mi vuole così. Star sempre chiusa in casa, la giornata vola via, ho la radio sempre accesa che mi tiene compagnia, e la sera si capisce, guardo la televisione, mi riposo, mi istruisco e mi distraggo un po'. Tutto ciò mi va benissimo perché effettivamente io sono la regina della casa, mi sveglio la mattina soltanto per lui. Lui che è l'uomo più importante, più intelligente, io in realtà non sono niente senza di lui. Io sono la regina della casa, graziosa e stupidina, mi vuole così, mi vuole così. Or che i figli sono più grandi, posso anche lavorare, cosa importa se poi dopo io c'ho ancora più da fare. Alla sera solamente tanta voglia di dormire, dopo tutto è proprio questo che voleva lui. Ed ha perfettamente ragione, considerato il fatto che io sono la regina della casa.